E bene ragazzi, sono Gilbraga, sono qui oggi tornato a portarvi quella che secondo me è la classe perfetta, la classe più forte di Black Ops 4, la classe che può essere utilizzata in qualsiasi caso, sia che siete su Nuketown e sia che siete su Jungle, cioè quell'arma che è la più duttile, quella che si adatta maggiormente ad ogni situazione. Oggi infatti vi porto quella che secondo me è la classe più forte in assoluto del gioco, ovvero il Maddox. Per ora, quindi siamo al 25 novembre 2018, quella che secondo me è la classe più forte in questo momento di Black Ops 4. Io utilizzo un Maddox con Ole, caricatore rapido, calcio, estrazione rapida 1 e estrazione rapida 2. Questi accessori sono quelle che rendono quello che è il fucile d'assalto il più simile possibile a una mitraglietta. Per quello che è duttile come arma, perché è veramente, veramente duttile, credetemi. Adesso vi farò vedere una partita, una o due partite su Nuketown. Cerco di tirare anche un po' di streaks, in modo tale che possiamo rendere il gameplay leggermente più bello. Ripeto anche che vi conviene utilizzare anche un'iniezione di stimolanti e un sciacallo, perché il sciacallo serve sempre. A meno che non utilizzate Crash, che vi dà le munizioni. Comunque niente ragazzi, direi che possiamo partire su Nuketown. Facciamo uno o due partite, o anche tre. L'importante è che riusciamo a mettere qualche streak, cioè spero di riuscire, al massimo se non riesco. A vedere il video di ieri che ho fatto 88 kill su Nuketown in solo. Madonna che botto che ho tirato, in solo. Io questa la lobby qua la quitterei, visto che c'era un gruppo da tre di maestri prestigi bastardi. Comunque ho fatto 88 kill in solo su Nuketown. Spero che il gameplay vi sia piaciuto, ma direi di sì perché ho letto commenti che hanno apprezzato, quindi direi che è andato bene. Tra l'altro guardate qua che bel brufolino che mi è spuntato. Puttana Eva. Ma pensa a te. Allora, batteri. Ovviamente i due tryhard di prima ce l'abbiamo contro. In squadra abbiamo due italiani. Mica che palle. Comunque sarà perché notano che ho razzo leggermente più alto degli altri, allora mi fanno trovare gente più forte, ma il matchmaking mi fa abbastanza arrabbiare come ogni volta. No, ma non voglio questa classe qua. Oh, voglio il Maddox, bello. Contro questi qua è veramente dura tirare le streaks, ve lo dico già. Se vedo che inizia a tirarmi le streak, quitto, cerco un'altra partita, perché se no prendiamo Charlie. C sotto controllo. E muori tu. Bisogna subito prendere B. Se prendiamo B poi magari riusciamo a fare qualcosa di positivo. Allora, mentre gli altri pushano, provo a prendere B. Sì, ma non... Ecco, figa. Lo sapevo, spawnano lì perché i compagni invadono. Ok, ho preso B. Ora possiamo andare a prendere A. No. Muori. Segnale tattico online. Muori anche tu. No, finite munizioni. Occupiamo Alfa. Ma questo? Sul bersaglio. Tutte le zone al sicuro. Ora dovete difenderle. No, le granate, ecco, lo sapevo. Ma io posso morire per delle granate tirate a caso, madonna. Ma guarda quello lì dove sta. Guardalo lì. Fanno i furbi questi. Col gilbone fanno i furbi. Cioè guardate anche quanto da lontano quanto è forte. È proprio perfetta quest'arma qua. Muori. Demolitrice uccisa. Muori. Muori anche tu. Muori anche tu. Attenzione, è attivo un segnale tattico nemico. Perdiamo A. Ok, raga. Possiamo provare a prendere C. Granata grappolo disponibile.
No? Ok, Strix prese. Come ogni volta. Non dovete challengeare il gilbone. Non lo dovete challengeare il gilbone. LOL. Non mi dovete challengeare. Prendiamoci. Che bello quando le Strix si fanno così tanti kill. Brave Strix. Muori. Ok raga, devo quittare un po'. Perché sono in Strix e tra poco finisce il round. Ok raga, siamo a 31. Ok. Ok guys. Riuscissimo a prendere anche le prossime Strix sarebbe il top. Però come vedete non sono fatti quittare gli altri, ma direi di no. Comunque abbiamo un bel tedesco contro. Però siamo a 300 punti dalle Strix. E sono dura da prendere le Strix adesso. Oh madonna, stavo per morire. Allora, avanzare adesso è ben ben dura. No! No! Mamma mia, che sfiga! Pazzesco. Bravo compagno di teatro dell'elicottero. Ci dai una grossa mano così. Sì, i miei compagni erano abbastanza forti direi. Visto che stanno tirando le Strix. Poi ovvio che una squadra che tira le Strix poi solitamente le ricicla, perché giocare su Nuketown, ecco, pazzesco con le Nine. Una volta che un compagno tira le Strix poi si è sempre in vantaggio, gli altri faticano sempre a giocare. Prendiamo B. Ma perché invadono così che poi spawnano lì? Non lo sanno come si gioca a Nuketown. Ecco. Ecco. Io devo morire perché i miei compagni non sanno come si gioca a Nuketown. Lo giocano random, la giocano. Vabbè, questo qua l'ho distrutto però. Tu muori. Oh mio dio. Poco distrutto questo. Tu muori. Sì, direi che non spawnano più qua. Granata grappolo pronta. Granata grappolo partita. Sa? Dov'è che spawnano sti pischelli? Mina mesh fuori uso. Muori. Oddio raga, sono troppo incasinato. Ecco, lo sapevo, di nuovo a 100 dalle Strix. Ero troppo incasinato. Peccato per tutte le volte che... Muori. Ah, scemo. Per tutte le volte che sono morto a poco dalle Strix, perché avrei potuto veramente fare il devasto. Madonna. Peccato che ci siamo persi un po' nella seconda parte della partita. Però comunque abbiamo giocato abbastanza bene, direi. Anche perché gli avversari non erano gli ultimi arrivati. Ajax uccide.
vicina. Chiudiamo e leviamo le tende. Perdiamo, bravo. Sì, quello qua non vuole morire, non vuole. Granata grappolo pronta. Lancio una granata grappolo. Raga, 55-10, non bene, non son felice. Facciamo così, provo a portarvene un'altra e vediamo se riusciamo a fare meglio. Allora, se riesco a fare meglio, ve la carico. Se invece non ve la carico, vi saluto qua già adesso. E inizio a salutarvi. Se poi faccio una partita più bella, vi carico anche quella. Se no, niente. Raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. E niente, ci becchiamo direttamente al prossimo video.